Rasta Power, Panathinaikos, il parziale di 3-2. Vediamo una partita molto combattuta. Adesso soprattutto vediamo Punzo come si accentra e Flores devia in calcio d'angolo. Vediamo sicuramente una partita molto combattuta, come stavo dicendo. È stato da poco trovato il vantaggio del 3-2 per i Panathinaikos. Una palla adesso scodellata al centro ed è stesso Punzo a negare la gioia del gol al numero 11 dei Rasta Power. E la palla va a finire in rimessa dal fondo, se ne carica il portiere. Troppo lunga evidentemente per l'attaccante dei Panathinaikos. Laterale. Che occasione sciupata poco fa. Sicuramente non demorde la squadra dei Rasta Power. Ci provano ancora. Sull'out di destra, una palla dentro dove però non si avventa nessuno. Un tiro cross non preciso. Sarà rimesso dal fondo ancora una volta per i Panathinaikos. Vediamo la rimessa del portiere. Svetta Corvino, una specie di retropassaggio. Rischia molto l'attaccante. L'attaccante dei Rasta Power con questo intervento poteva fare male al portiere. La battuta rimessa laterale, ancora Corvino fuori. Ed è Flores a ribattere sull'out di destra. Sarà ancora rimessa laterale per i Rasta Power. Corvino, l'interdizione dell'attaccante dei Panathinaikos, ma la palla ancora tra i piedi dei Verdi. Un tiro da fuori, pericoloso. Ci arriva il portiere, devia in calcio d'angolo questa palla, decisamente pericolosa. Vediamo anche questo calcio d'angolo, dentro, ancora Punzo, vista, ma non riesce a impattare bene la palla che si perde in rimessa laterale. Seguiamo questa rimessa prima di chiudere qui il nostro collegamento. Vediamo la rimessa laterale. Lato terra sull'out di destra dove Oliva arriva, ma è Savoia a fischiare la fine del primo tempo. Risultato di 3-2, chiudiamo qui il nostro collegamento. Siamo qui con Massimo Chaed, MVP del match che i Panathinaikos hanno vinto per 5-3 contro i Rasta Power. Autore di una grande tripletta oggi, cosa da dirci su questo match? Praticamente all'inizio non abbiamo giocato, cioè io non sono entrato. Poi sono entrato per dare un po' più di velocità e ho combinato qualcosa. Quindi dal punto di vista corale pensi che sia stata una buona prova per la squadra? Sì, siamo andati bene stavolta. Va bene, qualche dedica in particolare da fare, qualche commento, qualche citazione? Con la Luvi. Oggi abbiamo fatto una partita che è troppo forte, modestamente. Quindi adesso a cosa ambite in questo torneo? L'ultimo posto? Certo. Va bene così. Siamo modesti però. Possiamo fare di più. Soprattutto con lui in attacco. Di più dell'ultimo, insomma. Penultimo. Penultimo, bravissimo. Va bene, grazie. Alla prossima.